Marco Crugnola, il direttore dell'Internazionale Città di Padova. Allora, parliamo di questa seconda edizione del torneo. Allora, il torneo da lista si è alzato tanto il livello, abbiamo due giocatori, i primi due in classifica che abitualmente non gioca per motivi diversi questi tipi di torneo, Ruben Ramirez Hidalgo, 160 del mondo, che diciamo sta giocando Challenger, ha bisogno di qualche risultato per consolidare la classifica e ci fa questo, tra virgolette, questo regalo di partecipare al nostro torneo, lo accogliamo con estrema gioia. Poi ci sono tanti altri prospetti molto interessanti, a partire dal giocatore di casa, l'idolo qua di Padova, Matteo Viola, a tanti altri italiani, a tanti altri giocatori che valgono molto di più la classifica che hanno perché sono abbastanza giovani. Quindi una edizione che si promette tanto spettacolo, un livello sicuramente altissimo per la categoria che andremo ad affrontare. Senti, noi abbiamo visto passare per Padova giocatori come Cilic, come Thiem. Tu che giri tanti tornei, secondo te tra quelli a Padova ce ne sarà qualcuno, se non dico di quei livelli, molto vicino? Beh, guarda, adesso dirlo qua è un po' una scommessa, però vabbè, accetto la sfida, nel senso che parlano tanto bene i due prospetti molto interessanti, sai, Kachanov è uno di questi, sempre l'eterna promessa, eccetera, eccetera. Speriamo che sbocci, insomma, qua, che prenda il volo da questo torneo. E onestamente mi aspetto tanto dagli italiani, adesso aspetteremo poi l'ultimo momento per vedere chi sono le giovani promesse della federazione come Wildcard, però diciamo che ha portato bene, cioè anche le edizioni passate, anche qua a Padova l'anno scorso, hanno portato abbastanza bene, anche Bellotti ha preso il via, insomma Matteo tra qualche infortunio vario però si sta riprendendo molto bene. Speriamo che poi da qua in poi ci facciano sentire parlare anche del tennis Padova in giro Allora, per il mondo. grazie a Marco Crugnola, direttore del torneo internazionale Città di Padova. A voi.